Ieri siamo stati di nuovo per la seconda volta davanti all'Inalca, che è il mattatoio del gruppo Cremonini, quindi diciamo uno dei mattatoi più famosi d'Europa, e abbiamo documentato le condizioni dell'arrivo dei camion. Il mattatoio Inalca si occupa di bovini e in percentuale schiacciante mucche sfruttate per il latte a fine carriera. Quello che si vede in tanti camion sono degli animali che sono accasciati, che non si riescono a reggere più in piedi o non ce la fanno più in quel momento lì per stanchezza. Noi abbiamo interpellato le forze dell'ordine lì presenti, ci siamo informati con persone esperte su quello che bisogna fare. In pratica le forze dell'ordine sono entrate nel mattatoio, hanno chiesto di essere presenti all'apertura dei camion in questione, e quello che ci hanno detto loro è stato che le mucche poi al momento si sono alzate, al momento dello scarico del camion, che è il momento in cui poi il bovino verrà condotto al mattatoio. E in pratica, quindi, questo è quello che ci è stato detto da loro, ma noi adesso valuteremo cosa fare a livello legale, come portare avanti la cosa, perché abbiamo preso tutti i riferimenti del caso. All'interno del mattatoio ci sono 4-5 veterinari dell'ASL, a ogni turno di macellazione, e dalle forze dell'ordine sono stati appunto interpellati loro. Questo è quello che è successo ieri, quello che abbiamo documentato ieri e che ci teniamo a far vedere alle persone, perché non era consueto prima vedere queste immagini così da vicino dell'ultimo viaggio di questi animali. E a dicembre, il 12, 13, 14 dicembre, saremo di nuovo lì per un presidio fisso con uno sciopero della fame, per chi se la sentirà di farlo.